la vicepresidente del Movimento per la Giustizia del Pakistan, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco a Karachi. Un omicidio che segue una campagna elettorale sanguinosa con oltre 170 morti e giunge alla vigilia della ripetizione del voto di sabato scorso in 43 seggi di Karachi. Il partito, guidato dall'ex campione di cricket Imran Khan, è arrivato secondo nelle recenti elezioni politiche. Il governo della provincia di Sindh deve far luce su questo omicidio, trovare gli assassini e condannarli. Purtroppo negli ultimi 5 anni nessuna persona colpevole di omicidio è stata arrestata e giudicata in tribunale. A chiedere la ripetizione del voto era stato proprio il Movimento per la Giustizia, che contesta la legittimità della vittoria della Lega Musulmana del Pakistan dell'ex premier Nawaz Sharif.